Martedì 3 aprile 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui di nuovo dopo le festività pasquali, sono le 12:34 minuti in questo momento e come tutti i martedì, anche oggi affrontiamo il tema delle periferie. Lo facciamo insieme al nostro consueto ospite Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati a voi. Grazie. Ben ritrovato anche a te, auguri ancora per la Pasqua appena passata. Allora, ci ritroviamo qui, oggi siamo da soli, noi due un po' anche così, ogni tanto lo facciamo, no? Questo tirare un po' le somme, capire un po' a che punti si è arrivato, poi insomma anche la cronaca ci aiuta spesso e volentieri, perché insomma in questi giorni di periferie se ne parla spesso, o meglio, in molte notizie salta all'occhio il tema comunque delle periferie e forse di un ritrovato. Non so come la possiamo definire, spinta verso la cercare di risolvere delle problematiche, insomma, sempre condizionale, poi sempre. Ma diciamo che quando abbiamo promosso Consulta Periferie Milano nel 2015, uno degli obiettivi era proprio quello di fare un'iniziativa che costantemente portasse all'attenzione il tema periferie. In questi ormai 12, siamo nel 13° anno di attività, crediamo di averlo fatto da una parte attraverso oltre 100 convegni e seminari dove abbiamo incontrato tantissime persone che si occupano a loro modo del tema periferie e quindi c'era tutta questa attenzione alle periferie, solo che era sparpagliata. Oggi come oggi, dal punto di vista dell'approccio dell'amministrazione comunale del sindaco Sala, è diventato uno degli obiettivi dell'amministrazione, dichiarato strategico. Quindi c'è sicuramente un'attenzione costante, premesso che il tema è diventato anche un tema nazionale, che sul piano periferie, al di là del piano periferie di Milano, ma c'è un piano periferie, che è stato impostato dal governo. Poi dall'impostazione all'entrare nell'applicazione, ecco, qui ci sono tutta una serie di approfondimenti da fare. E in particolare in questo momento dove il sindaco Sale diciamo che sta rivisitando il piano periferie che era Appunto, stato dicevo, la presentato. notizia di libro, io qui l'articolo possiamo farlo vedere, notizia di libro di qualche giorno fa, appunto che un vertice, diciamo, tra il sindaco Sala e i consiglieri di maggioranza del PD e di tutta la sinistra milanese, insomma, ha rimesso al centro, anzi ha chiesto proprio più impegno nelle periferie. L'ha chiesto anche, per esempio, tutta la struttura dirigenziale del Comune di Milano, per cui l'attenzione c'è. Adesso si tratta di entrare un pochettino nel dettaglio. Perché? Perché noi ci troviamo anche con un'impostazione culturale che è stata ben fotografata da un'indagine Ipsos del 2015 che accompagnava il convegno Forum Brand Milano sull'immagine di Milano. E allora cosa diceva questa sintesi? Una piccola frase, diceva che Milano è come un operoso alveare con tante celle che però non comunicano tra di loro. E in questo quadro, la periferia, diceva, va da sé che la periferia è già sconosciuta e tenuta ai margini. E diceva, Milano è una Milano che non fa sistema. E per fare sistema dovrebbe andare oltre la cerchia dei navigli. Ecco, questo qui è un pochettino il quadro, cioè c'è un'impostazione culturale e anche quindi organizzativa che alla fine ha tante risorse e noi diciamo che Milano ha tutte le risorse utili, dalla cultura, la sicurezza, la viabilità, cioè ha tutte le risorse utili per risolvere i problemi. Ma il problema è che, come diceva l'indagine Ipsos, Milano è una città che non fa sistema. E quindi, siccome la situazione è piuttosto complessa, è chiaro che le situazioni complesse hanno bisogno di un intervento corale di più soggetti. Quindi questo è il tema. E questo dettaglio, ma che è prioritario, questo dettaglio, anche in quell'articolo di Libero citato prima, diceva appunto il sindaco che però tutta una serie di attività e iniziative non competono il Comune di Milano. Questo qui è un po' il quadro della situazione. Allora, è chiaro che se
Il principio è che abbiamo tutti quanti gli elementi, ma tutti gli elementi devono concorrere in maniera organica e sistemica, e se il sindaco di Milano e il comune di Milano ha determinate competenze sulla nostra città e in particolare, diciamo noi, sulle periferie, è chiaro che se ci sono altri enti che possono andare dal prefetto alla regione a quant'altri, hanno delle competenze sulla città di Milano, ma se insieme non fanno sistema, il primo dato vero è che il sindaco di Milano può dare sicuramente un contributo alla risoluzione del problema delle periferie, però non lo risolve da sé, e questo l'abbiamo constatato ormai nel corso di altre sindacature con i sindaci precedenti, e ci ritroviamo esattamente con il tema periferie qui. Appunto, il comune sta riprendendo un po' in mano la situazione. Tu dicevi giustamente, non è un appello solo alla politica, ma anche ad esempio agli uffici, alla macchina comunale. Tant'è che, insomma, notizie proprio di anche questa di pochi giorni fa, infatti verrebbe da pensare che magari è un pesce d'aprile, perché poi è il 1° aprile questa notizia, l'idea di dare un assistente, chiamiamolo così, un vice direttore generale al comune, cioè non basta il direttore generale, bisogna fare di più, anche questo in visione appunto di questo impegno, di questo sforzo. Ma allora, che ci sia, allora adesso il tema è che rispetto alle premesse di 2 anni fa, perché ormai tra una cosa e l'altra sono passati 2 anni di vigenza del sindaco Sala, e ci si è resi conto tutti quanti che purtroppo i tempi, quello che si voleva fare, non si è trovato ancora un meccanismo adeguato, e quindi il tema è: facciamo più alla svelta, acceleriamo, e quindi anche la macchina organizzativa, facciamo più alla svelta, cerca di adeguarsi come struttura. Però il primo dato di fondo che ci permettiamo di rilevare è che il cosiddetto piano periferie, che poi era Fare Milano, vedendo la mappa degli interventi si vede già che riguarda una fetta della città di Milano, e in particolare delle periferie. Questo qui è il primo dato. Quindi ci sono tutta una serie di quartieri interessati, però sono una parte, e in particolare sono i quartieri di edilizia residenziale pubblica, ma alcuni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, in particolare 5. Ecco. Allora, se diciamo che questo qui è un po' il quadro dal punto di vista anche della schematizzazione sulla città di Milano, proprio topograficamente parlando, che si possono fare degli interventi, ma questi interventi riguardano determinate competenze e riguardano determinate aree. Tutto il resto delle competenze delle aree rimane un punto interrogativo, e qui, siccome c'è la necessità di appunto intervenire, come dicevamo prima, in maniera sistemica, se non ci sono questi elementi che si mettono a sistema, noi continueremo a vedere un film che abbiamo già visto in precedenza. Qualche collega su giornali ha proposto al sindaco Sala una soluzione, diceva di prendere come Ben Gurion e di prendere il taccuino da portare in periferia. Cosa possiamo dire a tal proposito? Ma possiamo dire in primo luogo che anche queste ricerche, queste indagini che vengono fatte, lettere di lettori ai quotidiani, testimoniano che c'è comunque un'attenzione periferica. Dopodiché il problema è come si vanno a strutturare le soluzioni organizzative. Allora, che Ben Gurion, come si dice nell'immaginario collettivo, andasse in giro per Israele con un taccuino a raccogliere i problemi, e dopodiché faceva una verifica rispetto a quello che aveva in cassa per poter spendere, questo qui c'è, eccetera. Diciamo che è passato qualche decennio, oggi anche i sistemi di indagine sono informatizzati, c'è di tutto, di più sul web, quindi non ci mancano sicuramente le informazioni. Le informazioni provengono da tutte le parti, le lettere ai quotidiani, le notizie che vengono date da quotidiani, televisioni, da una web TV come Milano All News,
ce ne sono tante. Non vorrei sapere, ormai si sa, l'informazione allora, c'è. Le cose sono note, che ci siano le occupazioni abusive, il racket delle occupazioni abusive con delle presenze malavitose, lo si sa da lustri, da decenni. Il problema è che non si riesce a capire come entrare e risolvere la questione. Questi sono, poi magari ne parleremo. Ecco, allora, oggi vorremmo, diciamo così, toccare alcuni aspetti che poi vanno ripresi e approfonditi in prossimi appuntamenti. E come dire, tu dici giustamente, le informazioni si sanno, le cose si sanno, però poi non si sa come, appunto, poi si torna sempre poi sugli stessi problemi, sugli stessi temi, no? Allora, perché anche questa accelerazione che vuol dare il sindaco Sala rende l'idea che uno ha un traguardo, no? Eravamo stati a un convegno tempo addietro promosso dall'assessorato al volontariato, alla partecipazione ancora di qualche anno fa, dove l'allora assessore alle politiche sociali del comune di Parigi disse i burocrati sono traguardati all'età della pensione, i politici sono traguardati all'età, al periodo della rielezione, no? Noi cittadini siamo traguardati a avere il problema risolto subito. Allora è chiaro che rispetto a queste prospettive tutti quanti si devono allineare su quelle che sono le prospettive reali. Allora il cittadino non può pretendere che sia risolto ieri, potrebbe pretenderlo da un certo punto di vista, perché dicevamo la macchina organizzativa che c'è per esempio nella nostra città, ma il tema delle periferie riguarda tutte le città grosse italiane e nel mondo ancora di più. Allora il tema è esattamente organizzativo. Adesso per esempio c'è stato qualche giorno fa un convegno promosso dal CSV, che è l'organizzazione del volontariato, fare luoghi, fare città, riconosciamo chi trasforma Milano, no? Era la domanda. Allora il CSV ha anche redatto un dossier recentemente nella propria pubblicazione periodica, dove faceva un'analisi della riforma del terzo settore, diciamo un po' impropriamente chiamato volontariato, ma il terzo settore vuol dire le imprese sociali che sono organizzate proprio come imprese con anche dipendenti e quant'altro. Qual era il commento che facevano alcuni docenti universitari studiosi del tema? È che i cavalli di Troia è il capitoletto che snaturano il volontariato, e in particolare si diceva la riforma porta in dote al volontariato, cioè quella grandissima parte di piccole associazioni che vengono impegnate tantissime persone ma che non sono organizzate come un'impresa, sono organizzate perché magari gestiscono dopo scuola e quant'altro, ma non con un'impresa nel senso che non pagano dipendenti ma solamente hanno bisogno di qualche spicciolo, diciamo pure, per i costi vivi. Allora diceva che la riforma porta in dote al volontariato pochi vantaggi e tanti problemi. Allora è chiaro che se le regolamentazioni che noi facciamo, la struttura organizzativa che noi costruiamo crea problemi a tutta quella realtà di volontariato che è il 50% che si muove a Milano per esempio, è chiaro che se si mettono in difficoltà queste organizzazioni e dovessero sparire da un momento all'altro, qual è il risultato? Il risultato è che non tutti coloro che possono intervenire a risolvere il problema periferie sarebbero nelle condizioni di farlo, ma anzi al contrario verrebbero meno. Quindi oltre a mancare il sistema, anche i soggetti che oggi si muovono con la riforma del terzo settore porterebbero a questo fine. Ecco perché è importante il problema delle regole, no? E dell'organizzazione, perché le energie ci sono. Mi da dire, poi dove non arriva una riforma nuova arriva la solita burocrazia e il solito di solito difficoltà nel fare le cose a Milano. Io ho due articoli che mi hai girato poco fa che secondo me danno il quadro di come la situazione è davvero assurda a Milano. Ad esempio questo articolo sulle scuole, cioè in periferia abbandoni in crescita, cioè di fianco alla lista dei quartieri è veramente una riga, una linea che gira intorno al centro di Milano: Buvisa, Quarto Giaro, Villa Pizzone, Selinunte, Comasina, Ponte Lambro, Farini, Rotto Mercato. Cioè, abbiamo fatto proprio tutto il giro di Milano in un attimo.
sono i quartieri dove l'istruzione va peggio, l'integrazione è difficile, le scuole vengono lasciate, abbandonate spesso e volentieri un po' a se stesse, e abbiamo visto anche nei mesi scorsi storie dove il problema in realtà non era un problema periferico, ma poi si va a riversare sulla periferia, ad esempio il famoso problema, ad esempio, della dirigente fantasma, per cui la scuola in centro gli è stato messo un dirigente nuovo e quindi il problema poi è ripercorso sulla scuola in periferia. Oppure vedevo qua sempre dove qui è la burocrazia invece a farla da padrona, a portare problemi dove problemi in realtà non ce n'erano. Teatro Scala della Vita, un teatro che sta funzionando, funziona benissimo, rimane in piedi nonostante difficoltà anche, non solo delle burocrazie comunali, immagino sia e tutto quello che è, ce la fa, rimane in piedi, fa dei bellissimi spettacoli, adesso rischia la chiusura. No, è chiuso proprio. Non capire mai più. Sì, sì. Per un problema di chiedere a burocrati che tra l'ospedale, la provincia, la città metropolitana, di chi è e di chi non è. Allora, sono temi che affronteremo, però la sottolineatura che vogliamo fare nell'occasione odierna è proprio quella di un'attenzione alle regole, perché anche noi cittadini normalmente vogliamo i risultati, ma poi non capiamo bene come funzionano le cose. Allora, veniamo al tema della scuola. Il dato dell'indagine del rapporto che ha fatto l'ISMU per il Comune di Milano è quello che hai citato tu, dove sostanzialmente il tasso di abbandono scolastico dei nostri ragazzini nei quartieri di periferia è 4 volte quello del centro. Allora, questo qui è il primo dato, ma diteci qualcosa che non sappiamo. Questo qui l'abbiamo visto, l'abbiamo evidenziato qualche volta anche ospitando chi fa il dopo scuola, e qui c'è un problema strutturale, e cioè uno dice: io aiuto un'associazione a fare un'iniziativa di dopo scuola per i ragazzini che hanno maggiore bisogno, cose di questo genere, e quindi cerco anche dal punto di vista immaginifico di mettergli un contributo e una toppa per aiutare a questo problema. Perché ricordiamoci, chi frequenta i doposcuola, i circa 180 doposcuola presenti, piccoli o grandi che siano, a Milano, sono circa 10.000 ragazzi. Allora, questo qui è il primo dato. Solo che se nella scuola, di fronte a dove c'è il doposcuola, e per cui anche il doposcuola fa un servizio, ma il sistema del Ministero della Pubblica Istruzione, con regole e regolette, accordi sindacali, normativi e quant'altro, prevede che gli insegnanti possono avere dei congedi di cui hanno diritto, però avendo dei congedi, delle aspettative per vari motivi, mantengono sempre il loro posto fisso di lavoro in quella scuola, è chiaro che quel posto che per loro, per l'insegnante o peggio per il dirigente scolastico, rimane fisso, per la struttura scolastica è un posto precario. E infatti siamo stati tutti, diciamo così, abbiamo visto il tourbillon di professori che erano incaricati per un momento, i supplenti, no? E quindi c'era un supplente, poi questo supplente andava via, no. E c'era un altro supplente che suppliva al supplente. Ecco, questo qui. Allora uno dice: ma io come faccio a risolvere queste cose? Si potrebbero anche risolvere, è un problema organizzativo, però se uno che agisce nelle periferie, che può andare dalla fondazione bancaria al comune di Milano, a qualsiasi altro che ha interesse a dare un contributo al tema delle periferie, non tiene conto che se aiuta un doposcuola, ammesso che venga aiutato poi il doposcuola, ma questo doposcuola ha una struttura scolastica ministeriale che funziona in questa maniera, cioè non funziona, e sono nelle scuole periferiche, soprattutto dove ci sono le scoperture, è chiaro che io affronto il tema, però ho esattamente, da una parte ci metto una toppa e dall'altra parte ho una voragine aperta. Allora, questo è il tema del fare sistema, di vedere le cose nella loro connessione, altrimenti spendiamo risorse, come è successo nei quartieri popolari nel decennio appena trascorso con i contratti di quartiere, ma su questo poi magari interverremo. Teatri.
Teatri, perché appunto mi viene in mente, teatri spesso e volentieri sono associazioni, spesso e volentieri sono strutture che insomma non possono permettersi grandi opere, grandi lavori e tutto, messi per esempio in ginocchio non dal fatto che non hanno pubblico, perché il pubblico c'è, non dal fatto che non abbiano idee, perché le idee ci sono, ma dal fatto che viene chiesta la carta in più, la firma in più, la bolla in più, e alla fine poi ci si perde. Ma anche chi si fa carico di queste cose. Per esempio, c'è stato nel giugno scorso il convegno a Roma promosso dalla Direzione dei Beni Culturali e Periferie Urbane, Periferie e la Cultura Rigenera. Quindi sono intervenuti anche una serie di esponenti di Milano. Diciamo che Milano andò giù in grande. Diciamo che aveva una bella rappresentanza, da docenti universitari, da chi fa teatro, insomma, era una bella. Dall'assessore alla cultura, insomma, c'era una bella pattuglia composita. Allora, la notizia apparsa in questi giorni del teatro La Scala della Vita, perché poi i problemi molto spesso li si trovano quando si ha a che fare esattamente con la pubblica amministrazione. In particolare La Scala della Vita è un teatro che si trova in zona 4 nell'area dell'ospedale Macedonio Melloni. È attivo dal 2003 e aveva, diciamo così, ereditato quello che era un'iniziativa dell'allora Brefo Trofrio di Milano, dove avevano proprio, con tutti i bambini piccoli che erano abbandonati e quant'altro, c'erano tutta una serie di iniziative di animazione, e venne anche istituito il Teatro del Sorriso. Questo Teatro del Sorriso, poi chiuso il Brefo Trofrio perché non ci fu più questo tipo di iniziativa, va bene, venne chiuso anche il Teatro del Sorriso, che divenne un magazzino. Ma la realtà dei medici della Macedonio Melloni e anche la Macedonio Melloni in generale ha un'attività attenta non solamente all'aspetto particolare sanitario, ma proprio quello della cura della persona nel suo complesso. E quindi nel 2003 che cosa fecero alcuni medici? No? Anche aiutate da un sostegno di due coniugi, ristrutturarono il teatrino che si chiamò Teatro La Scala della Vita. E quindi questo teatro è andato avanti come servizio alle persone che avevano degenti della Macedonio Melloni, ma nello stesso tempo si è anche aperto al quartiere, e quindi è diventato in quella che noi diciamo un pochettino il sistema teatrale di Milano, e in particolare il sistema teatrale periferico, uno dei 109 teatri oggi in essere tra professionali e amatoriali. Ma che cosa è successo qualche mese fa? Che è iniziato un ripallo di competenze da una parte la città metropolitana di Milano e dall'altra parte l'ospedale Macedonio Melloni. Comunque, sinteticamente, si sono ritrovati chi faceva teatro e quindi anche medici ma sconvolgente la notizia, appunto leggendo, cioè sono andati e hanno trovato la serratura cambiata. Vabbè, sono andati dall'ospedale, l'ospedale gli fa: sì, guardate, è mica nostro, è della città metropolitana. A questo punto il tema è questo, che l'ospedale dice al teatro, premesso che il teatro, siccome c'erano anche problemi tecnici sostanzialmente di impiantistica e quant'altro, che è uno dei problemi che attanaglia molto spesso chi fa teatro, perché abbiamo avuto anche delle altre casistiche di chiusura e quant'altro. E allora, se noi abbiamo però a cuore, come era nelle linee del convegno di Roma del Ministero, allora è chiaro che ci facciamo carico della situazione complessiva, e quindi anche un'amministrazione comunale prende e dice: va bene, i teatri che vanno bene li facciamo andare bene, però se qualcuno ha le difficoltà cerchiamo di intervenire. Ma non è che la pubblica amministrazione diventa il problema, perché qui alla Macedonio Melloni il teatro era disponibile anche a rimettere insieme le cose. Ma il tema qual è stato all'incirca? Poi potremmo anche approfondirlo specificamente. Comunque, la Macedonio Melloni dice: la città metropolitana ci chiede il teatro e quindi noi dobbiamo svuotarlo. La città metropolitana dice:
Noi quando abbiamo la cosa decideremo se fare ancora Sì. teatro. Quindi noi abbiamo un teatro funzionalissimo, messo bene, eccetera, che Sai fa cos'è? iniziativa, che adesso è chiuso e viene ospitato in iniziative da altre parti, come è successo anche a qualche altro teatro. Ecco, mi fa proprio piangere questa storia, mi viene di tristezza perché ricordo una storia appena sentita, Atir, Teatro Ringhiera, cioè siamo alla stessa storia. Fantomatiche non situazioni non agibili, cioè boh, non c'è agibilità, ormai questa è la cosa che viene detta. Viene chiesta la lista delle inagibilità, non viene mai data. L'associazione è disposta anche a pagare, ma non mi viene detto quali sono i lavori da fare. E quindi tutto ritorna poi a chi di dovere, cioè chi ha le chiavi in mano, che dice no, chiudo tutto e poi rivedremo cosa fare. In più, appunto, su questo bellissimo articolo che ho la sera, molto breve, ma che spiega facilmente e velocemente tutto quello. Mi piace anche la nota finale per cui la NABA, insomma, Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, che faceva tutti i fondali per gli spettacoli, si ritrova adesso non poter fare più neanche questo. Quindi andiamo anche a dare del disservizio anche a dei ragazzi che stanno studiando, che sperano un giorno di fare quello di mestiere e vedono chiudere così da un giorno all'altro il loro teatro. Ma esattamente questo aggancio Cioè. È importante perché dà l'idea delle energie che ci sono a Milano Bello. e quindi come si fa rete. Fare sistema è un altro discorso. Parliamo adesso del E fare forse con rete. questo problema, che si fa tanta No? rete e poco Perché fare sistema. sistema è esattamente la causa. Siccome non si fa sistema, c'è la causa dei problemi. Infatti. Allora, in questo caso il teatro aveva fatto anche rete con conoscenti, quindi tutti i fondagli degli scenari, chi glieli faceva? Glieli facevano gli studenti della Nuova Accademia di Belle Arti, che avevano la possibilità di esercitare sul campo quello che vengono, quello che studiano, e anche di esporlo all'attenzione Infatti. pubblica, perché uno dei problemi degli artisti cos'è? Quello di farsi conoscere, no? Ecco, questa connessione o disconnessione di cose ha portato anche a questa ricaduta, che uno può dire va bene, è banale, piccolissima, ecco, però su un territorio è come quando si spegne la luce di un negozio, no? E se ne spegne uno e se ne spengono due, ma non è che si spegne solamente quel negozio, vuol dire che persone non vanno più, fornitori non vanno lì, insomma c'è tutto un certo tipo di circuito. Allora, se non c'è questa preoccupazione generale, no? Utilizzando le energie che ci sono e anche gli spazi vuoti, è chiaro che allora diventa una difficoltà. Non so, vuol dire più. Non far vivere più un quartiere, non vuol dire ad esempio il Cineforum Gattisi sabato sera, dato la scala non ci sarà più, quindi vorrà dire avere un sabato sera in cui il quartiere sarà spopolato. In cui teatro alla scala più, della vita. Teatro alla scala della vita, non ci sarà più quindi gente che passeggerà per le vie del quartiere, insomma è tutta una ricaduta poi. E quello è allora, il grosso problema. Il primo dato è, ma siamo consapevoli che ci sono 109 teatri? Perché tutte le volte che diamo questa informazione sembra che... Infatti voi di Consulta per Fremiano, la vediamo, avete fatto una mappatura, oltretutto dicevi molto anche magari anche se per difetto oramai, nel senso che sicuramente allora, ci sono evoluzioni. Allora, anche, normalmente no? Le mappature che facciamo sì. cerchiamo di far sì che abbiano una loro completezza, okay. Perché siccome l'idea è di affrontarlo sistemicamente le cose, noi non facciamo lo storytelling, okay. Lo storytelling lo fanno altri, lo fanno bene, quant'altro. Noi cerchiamo di dare degli elementi che possono essere di riflessione e anche di azione organizzativa. Per quello, venendo anche a un aspetto Grazie. Della pubblica amministrazione, uno dei temi, qui lo accenno solamente, ma si potrà sì, avere, è come funzionano i municipi. Perché i municipi esattamente dovrebbero essere, rispetto a una certa rincorsa dei problemi, ma se uno ha la visione diretta del territorio e riesce a intervenire, può prevenire le cose. Noi normalmente invece stiamo a rincorrere i problemi. Problemi che tra l'altro sono molto veloci e quindi sono sempre un pelino più avanti come normalmente vediamo. Dopodiché uno ci mette sempre lo sforzo, la buona volontà, ma lo sforzo e la buona volontà non sono delle categorie organizzative. Uno magari ci metterà la buona volontà e quello va benissimo e viene apprezzato. Se però non ha il pallone, non ha gli strumenti, sarà difficile che possa fare gol. Ecco. Questo qui è un po' il tema della complessità e del fare sistema che, come diceva l'indagine Ipsos, Milano è, facciamocene una ragione, ha tantissime cose che funzionano, ma non è una città che fa sistema, in primo luogo a partire anche dalle istituzioni.
no? Dove ognuno ha il proprio ambito di competenza. Qui voglio esemplificare che cosa vuol dire la propria competenza e poi come le cose possono anche andare male. Nel quartiere di case popolari di San Siro ci sono alcune centinaia, circa 600 persone che fruiscono del servizio psicosociologico del Comune di Milano e dell'ASL. Bene, questo servizio però in via Ugo Betti, che si trova al Gallaratese, hanno detto: va bene, cerchiamo di portare il servizio dove ci Nel sono gli quartiere. utenti. E Un posto se l'ha trovato. com'è che si fa? C'è il posto? Sì, il posto c'è. Ormai da decenni, diciamo pure una trentina d'anni, Quindi che è già vuoto, immaginate il finale della storia. no? Che è vuoto, e quindi messi insieme tutti gli enti, dalla regione al comune, all'ASL, al policlinico e quant'altro, tutti quanti d'accordo, bene, allora possiamo utilizzare questo spazio in via Zamagna, ex Opera Nazionale Maternità e Infanzia. I soldi non c'è problema perché l'ASL e il policlinico garantivano la ristrutturazione dei locali Concordo. e il mantenimento del personale, quindi siamo a posto. Siamo a posto? No, perché c'è una regola che dice che un ente pubblico proprietario di immobili, se lo cede a qualcun altro, deve metterlo in In affitto. locazione e quindi deve far pagare una locazione. L'ALER da parte sua, no, che è un ente economico, che cos'è che ha detto? Scusate, ma la Corte dei Conti, se noi Mi non vi chiede facciamo pagare l'affitto, viene a appunto denunciarci per danno erariale. Qual è stato questa vicenda che sembrava chiusa nel 2013? Niente, che l'ex Omni, tutti gli spazi rimangono inutilizzati e nel degrado e si continua a non ricevere l'affitto. I Tutto cittadini. questo non viene considerato danno erariale, ma questo Questo che non è a danno me questo che erariale, sconvolge. naturalmente. Se non viene pagato l'affitto e magari ci sono anche delle spese condominiali Infatti. da pagare, quello non è un danno erariale. Allora, questo per far capire Messa in che sicurezza, cose così. ci sono un sistema di regole che non è adeguato a risolvere il problema. È per questo che noi abbiamo avuto fortunatamente la disponibilità di l'associazione NextPA di studenti Bocconi, che proprio studiano la pubblica amministrazione, che ci dà una mano proprio per analizzare i problemi e per cercare di portare delle soluzioni a partire da chi? Ma da chi ha il problema normalmente. Infatti, se volete un'idea di come si potrebbe fare rete, insomma, molte belle idee le trovate sul sito di Consulta Periferia Milano. Lì c'è una bella. Si può fare un'idea di come potrebbero andare le cose, di come si potrebbe fare rete e sistema a Milano soprattutto. Allora, sistema, Infatti, rete già ce ne sono è parecchie facile sul ormai. territorio, no? Rete di doposcuola su un territorio, però diciamo appunto che se non si fa sistema, cioè non ci si rende conto che ci sono quelle regole che dicevamo prima sul Infatti, sarebbe funzionamento da della scuola, non derivata. funziona. Se non si fa sistema, succede che un giorno qualcuno decide di chiudere un teatro e uno studente della NABA non ha da fare i suoi compiti. Punto. Due È cose che sembrano completamente così. avulse, completamente distanti, ma il sistema le porterebbe a Allora, parlare tra di loro. questo, quindi, siccome chi fa le Il famoso cose, effetto butterfly effect, il no? famoso effetto farfalla. Quindi, siccome chi fa le cose cerca di farle che funzionino, non è che abbiamo dei morti e dei feriti sempre, No, cioè futuro. associazioni che chiudono, no, noi Futuro no. abbiamo uno zoccolo di associazioni che tengono. Ma quando qualcuna di queste realtà che dà un contributo a Mamma mia, è pieno Milano di ha delle esempi. difficoltà operative, si trova nell'abbandono. È pieno di esempi. Il Questo mercato da è. vinteggio potrebbe portarci degli esempi sull'utilizzo, esempio, dello spazio pubblico, sulla possibilità o non possibilità di aprire delle porte per far accedere le stanze delle associazioni. Insomma, veramente ogni luogo porta tantissimi di questi esempi proprio perché manca. Non la rete, perché anzi la rete, cominciamo, ce n'è tanta, ma abbiamo anche il sistema, quindi. E in particolare nelle proprietà pubbliche, è per questo che alla fine noi a Milano, Metropolitana Milanese, che gestisce le case popolari del Comune di Milano, lasciamo perdere l'ALER, ma è per dare un'indicazione, proprio questo sistema di regole che cos'è che ha portato? Ha portato ad accorgersi alla fine che ci sono 3.300 appartamenti che non sono utilizzati. È chiaro che se la regola che insiste su chi deve operare è che se tu lasci vuoto, nessuno ti chiede niente,
sarà abbastanza difficile che si ottenga il pieno utilizzo. Al di là delle risorse, poi bisognerebbe anche confrontarci, per esempio, con tutta la realtà della cooperazione abitativa, che a Milano gestisce 8.000 appartamenti ormai da decenni, se non a qualcuno anche 100 o 120 anni, e che quindi ha non un'idea, ha una prassi operativa su come si gestiscono gli spazi, come li si destinano ad abitazione, a spazi culturali, a spazi sociali, e non c'è niente di vuoto. Quanto costa ristrutturare un metro quadro di appartamento? No? E sono tutte realtà disseminate nella periferia milanese, non sono sicuramente in via della Spiga o in via Monte Napoleone, chi ci abita lì è simile. Ecco, allora dobbiamo fare anche questi confronti delle realtà. Perfetto. Perché a Milano tutti quanti abbiamo da imparare. E Marta, dobbiamo però... Ti devo interrompere, siamo in chiusura, cioè abbiamo sforato la nostra mezz'ora, però insomma i temi appunto erano tanti, tutti i temi che appunto andremo poi a riprendere da adesso in avanti, allora poi con i vari ospiti che Valter, focalizzandoli, che Valter certo. Poi ci porterà, insomma sono tanti tanti davvero i temi. Io grazie Valter, ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo che c'è un appuntamento con la Scuola di Periferie. Sì, la Scuola di Periferie questa sera. Il negozio civico Chiama Milano di Via Laghetto 2, quindi Piazza Santo Stefano Duomo. Parleremo dei monumenti a cielo aperto, perché anche in una logica, diciamo così, turistica, monumenti a cielo aperto in periferia, e noi ne abbiamo sicuramente tanti che vanno anche alle opere di street art, ne abbiamo in alcuni quartieri, ma poi pensiamo anche a delle realtà centenarie che possono essere l'abbazia di Chiaravalle con il borgo di Chiaravalle, possono essere la Certosa di Milano in quella di Garegnano, possono essere Villa Clerici a Niguarda, possiamo metterci tante cose, no? Ecco, cerchiamo di strutturare un'iniziativa in questo senso. Perfetto, allora appuntamento questa sera al Chiama Milano via Laghetto, con Museo a cielo aperto dove e come, con Consulta Periferie Milano a Scuola di Periferie. Grazie Valter, noi ci vediamo martedì prossimo. Grazie ai video spettatori e a martedì prossimo. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo anche oggi pomeriggio, mentre andate ad esempio oggi pomeriggio uscite per andare in via Laghetto, o bene, nel frattempo potete tranquillamente vedere il nostro telegiornale sul vostro smartphone alle ore 18 con l'edizione della Sera di Milano All News, e poi noi ci rivediamo lunedì, perché facciamo una piccola pausa questa settimana con Good Morning Milano, ci vediamo lunedì con Good Morning Milano, da cui poi ricominceremo per tutto aprile sempre in diretta qui alle 12:30. Grazie mille, arrivederci, a presto!